Salve ragazzi, io sono Musoki e oggi vedremo le squadre perfette a parer mio per Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Prima di iniziare volevo fare un chiarimento. Secondo me non tutti voi hanno ben capito con quale logica faccio le squadre. In che senso? Perché alcuni mi dicono le regole sono un po' troppo restrittive e potresti mettere questo Pokémon perché è più forte. Vi spiego brevemente come ragiono io. Innanzitutto cerco di creare dei team che effettivamente abbiano pochi punti deboli, se è possibile nessuno, per quella che è effettivamente la coverage difensiva del team, ossia la coverage che ci permette di reggere tutti i tipi del mondo Pokémon. E allo stesso tempo cercare di utilizzare non sempre Pokémon scontati, perché altrimenti ragazzi, se volessi utilizzare Pokémon scontati o anche Pokémon delle vecchie gen che sono molto forti in alcuni casi, prendo le squadre di Ivorvori, youtuber italiano, o Mystic Umbreon, youtuber estero, e praticamente le ricopio. Però è una cosa che non ha senso, perché lì sarebbe copiare al 100% un format e non mi va di farlo. Quindi ho deciso di fare con queste regole per creare qualcosa di un pochettino mio personale. C'è chi può piacere e chi non piace. Purtroppo non si possono accontentare tutti ragazzi e quindi va fatto così. Dopo aver detto questo, passiamo col narrare queste squadre. Praticamente Horas è un gioco che contiene, come per Rubino, Zaffiro e Smeraldo, molti Pokémon. E qui devo dire che mi sono un po' lasciato andare in questo caso con alcuni Pokémon, perché essendo che ci sono le mega evoluzioni, c'è sempre quel discorso di andare incontro alla community e cercare di creare squadre che comunque contengano mega evoluzioni, per cercare di avere un'esperienza di gameplay il più completa possibile. Quindi direi di cominciare con le regole, che sono le seguenti, ovvero utilizzare solo Pokémon della regione di appartenenza. Poi, non possiamo usare Pokémon esclusivi della versione Rubino Omega o Zaffiro Alpha. E non possiamo usare Pokémon che si evolvono tramite scambio, anche se in questo gioco non ce ne sono. Direi di passare alla prima squadra, la squadra capitanata dal Pollo di Fuoco, Blaziken. Pokémon di tipo Fuocolotta, che ha delle statistiche molto interessanti, è sia fisico che speciale come attaccante, impara sia buone mosse fisiche che speciali, e Blaziken, come gli altri starter, può essere mega evoluto. E la mega pietra è ottenibile dopo Forestopoli, dopo aver parlato con Rocco Petri. Adesso passiamo al secondo Pokémon. Questo è un Pokémon un po' scontato, che si tiene abbastanza presto, ma avendo acquisito un typing molto importante in questo gioco, lo rende troppo utile per non inserirlo. Sto parlando di Gardevoir, Pokémon di tipo psicofolletto, ottenibile da Ralts nel percorso 102. È molto raro, ci vuole un po' di pazienza. Tra l'altro la sua mega pietra è ottenibile a Mentania dopo aver battuto Archeo Kyogre e Archeo Groudon. Però fidatevi, perché è un ottimo Pokémon. Basta vedere le statistiche: abbastanza veloce, altissimo attacco speciale e buona difesa speciale. Ha una coverage che fa paura, perché impara psichico, magibrillio, forza lunare, fulmine, palla ombra, energipalla, insomma, impara tantissime mosse. E col tipo folletto, Gardevoir è molto utile alla Lega per battere Fosco e Drake. Passiamo al terzo Pokémon. È il classico Pokémon che serve per reggere tanti tipi all'interno del team. Infatti è un Pokémon di tipo acciaio. In questo caso sto parlando di Aggron, Pokémon di tipo roccia acciaio, che è ottenibile alla grotta pietrosa da Aron. Tra l'altro Aggron ha una mega pietra ottenibile al tunnel menferro dopo aver ottenuto spaccaroccia. Però non ve lo consiglio tanto di mega evolverlo, o almeno non mega evolvetelo spesso, perché la mega evoluzione di Aggron perde il tipo roccia e diventa solo acciaio, quindi magari vi espone la debolezza al tipo fuoco e quindi dovete stare un po' attenti. E vedendo le statistiche, Aggron appunto è un ottimo tank fisico e ha un alto attacco, oltre che ha un totale di base stats comunque di base molto alto, e anche lui impara delle buone mosse, soprattutto in questo gioco qua le mosse che impara sono abbastanza buone. Quarto Pokémon. È l'ennesimo Pokémon che si può mega evolvere. In questo caso abbiamo il Pokémon per volare, un Pokémon che assomiglia a una nuvola. Sto parlando di Altaria, Pokémon di tipo drago volante, catturabile da Swablu nel percorso 114. Tra l'altro la sua mega pietra è ottenibile a Porto Algepoli parlando con un cerchio allenatore avendo un Altaria in squadra, e la mega perde il tipo volante per ottenere il tipo folletto, che può essere abbastanza utile. E vedendo le statistiche, Altaria è un Pokémon molto più tank che attaccante, però la mega diventa ancora più interessante perché diventa pure un ottimo attaccante, quindi valutatelo. Altaria in questo gioco può dare veramente tanto, forse anche di più rispetto ai giochi originali di terza generazione. Col quinto Pokémon andiamo a riappacificare il tutto, perché non è un Pokémon mega evolvibile, però è un Pokémon valido che vi ho consigliato anche in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Secondo me è un po' sottovalutato, ma fidatevi che è forte. Sto parlando di Cacturne, Pokémon di tipo erba buio,
ottenibile da Cacnea nel percorso 111, nel deserto dopo aver battuto Fiammetta. Vedendo le statistiche, Cacturne è un ottimo attaccante, è molto lento e ha delle brutte difese. E anche il typing un po' meh, quindi dovete stare molto attenti a utilizzarlo, però se lo utilizzate bene può darvi delle soddisfazioni non da poco, anche perché impara pure Sbigo Attacco in questo gioco, che è una mossa veramente infame. Anche l'ultimo Pokémon non si può mega evolvere, però secondo me è un Pokémon sia buffissimo che sottovalutato che in realtà molto buono. Sto parlando del Big Pesce Whiskash, Pokémon di tipo acqua-terra ottenibile da Barboach nel percorso 111 utilizzando l'amo. Ho messo il percorso 111, ma in realtà Barboach lo potete catturare a un po' tutti gli specchi d'acqua utilizzando l'amo. E vedendo le statistiche, Whiskash, a parte i PS, è molto solido, perché ha tanti DPS, ma le altre statistiche non sono straelevate. Sono comunque giocabili, è molto forte perché lo potete giocare sia fisico che speciale, impara una coverage molto buona, soprattutto perché il tipo acqua-terra di base è un typing molto forte, e quindi vi consiglio di provarlo se non volete utilizzare Swampert. E questo quindi è il team di Blaziken, costituito da Gardevoir, Aggron, Altaria, Cacturne e Whiskash. Passiamo al secondo team, il team capitanato dal rettile Sceptile, Pokémon di tipo erba puro. Attenzione, con la mega evoluzione diventa anche di tipo drago, quindi tenetene conto. E vedendo le statistiche, Sceptile è un Pokémon dal buon attacco speciale, ottima velocità, difesa speciale discreta, le altre statistiche un po' basse. Anche qui è difficile giocarlo speciale perché le mosse migliori sono fisiche. Però anche fisico comunque non è male, poi soprattutto la mega evoluzione accresce molto questa statistica e quindi è comunque molto valido pure fisico. Secondo Pokémon, qua è una ripetizione perché questo Pokémon è veramente troppo utile per non inserirlo almeno in questo team, soprattutto per i tipi che va a coprire sia difensivamente che offensivamente. Il Pokémon in questione è Gardevoir, Pokémon di tipo psicofolletto ottenibile nel percorso 102 da Raz. Prossimo Pokémon. Questo Pokémon è un Pokémon molto utilizzato, più che altro perché è uno dei pochi tipi elettro che si possono catturare, però qua ve l'ho voluto mettere perché la sua abilità da mega evoluto è troppo forte. Dopo ve la illustro. Sto parlando del cane elettrico Manectric, Pokémon di tipo elettro puro ottenibile nel percorso 110 da Electrike. La sua mega pietra è ottenibile alla pista ciclabile e l'abilità di questo Pokémon è molto forte, cioè prepotenza, abilità che riduce l'attacco del nemico quando un Mega Manectric entra in campo, molto forte. E vediamo le statistiche. Manectric ha appunto un ottimo attacco speciale e un'ottima velocità, le altre statistiche sono un po' basse, è vero, però ha una coverage abbastanza buona perché oltre alle mosse elettro come fulmine e scarica vi impara lanciafiamme. In questo gioco ha finalmente accesso al lanciafiamme, coverage che per un Pokémon di tipo elettro è molto importante, e quindi vai di Manectric. Quarto Pokémon. Questo è un Pokémon molto forte, secondo me un po' sottovalutato, almeno in questo gioco perché non ha ancora accesso all'abilità siccità, ma vi posso assicurare che anche senza è molto valido e sa dare il suo perché. Sto parlando di Torkoal, Pokémon di tipo fuoco puro, ottenibile nel Cammino Ardente. E vedendo le statistiche, anche lui come Aggron è un ottimo tank fisico, lui è un attaccante misto, vi consiglio più speciale perché le mosse migliori sono speciali, basta vedere lava sbuffo, eruzione, queste mosse qui. Tra l'altro è molto carino il fatto che possa imparare maledizione per giocarlo fisico, o ferro scudo se lo volete giocare full difensivo. È un Pokémon che fa divertire, secondo me. Quinto Pokémon. Un Pokémon che tutti quanti vorrebbero vedere una sua mega evoluzione, ma che mi dispiace deludervi, non ce l'ha. Nonostante questo, è uno dei Pokémon più amati della community. Sto parlando di Flygon, Pokémon di tipo Terra Drago, ottenibile nel percorso 111 nella parte desertica. E vedendo le statistiche, Flygon è abbastanza buono. C'ha 80 in tutto, tranne in velocità e attacco che ha 100 punti. In questo gioco ha abbastanza coverage, impara frana, terremoto, dragartigli, vi può fare da Pokémon con volo, infatti in questo team non c'è il Pokémon di tipo volante perché c'è Flygon che volerà per voi, e quindi un Pokémon molto interessante da giocare. Arriviamo all'ultimo Pokémon. Questo è un Pokémon di tipo acqua, un Pokémon per me molto esotico, perché come Pokémon acqua ce ne sono tanti nei migliori, soprattutto che si possono mega evolvere, però
Per una questione di statistiche ho ritenuto meglio lui rispetto a un altro Pokémon che avevo ipotizzato, ovvero Sharpedo, perché la sua mega evoluzione è ottenibile solamente post-game. Il Pokémon che lo sostituirà è Crodant. Crodant è un Pokémon di tipo acqua buio, ottenibile a Petalipoli utilizzando il Super Amo oppure l'Amo Buono. Vedendo le statistiche, Crodant è un Pokémon dall'alto attacco fisico e ha comunque un attacco speciale discreto, quindi Surf su di lui lo potete giocare. Provatelo assolutamente perché oltre ad essere forte è anche bellissimo esteticamente a parer mio, è veramente tanta roba. E questo quindi è il team di Sceptile, costituito oltre che da lui da Gardevoir, Manectric, Torkoal, Flygon e Crodant. Terzo e ultimo team, il team capitanato dal fangopesce Swampert, Pokémon di tipo acqua-terra, che ha delle statistiche molto forti. A parte la velocità, tutte le statistiche sono molto alte, anche l'attacco speciale è abbastanza buono, ovviamente però è meglio giocarlo fisico, con le varie mosse come terremoto, cascata, breccia, eccetera eccetera. Tra l'altro in questo gioco Swampert impara frana autonomamente, che è una roba molto interessante. Passiamo al secondo Pokémon, un Pokémon che è abbastanza preso, non troppo ma abbastanza, anche se ha un tipo un po' di merda a livello difensivo, però sa dare il suo. Sto parlando di Breloom, Pokémon di tipo Erba Lotta, che è catturabile da Slumish nel bosco Petalo. E vedendo le statistiche, Breloom ha, a parte le altre statistiche un po' bassine, un alto attacco, 130. Se riuscite a sfruttare questo 130 di attacco fisico in maniera ottima, questo Pokémon è in grado di fare tantissimi danni. Purtroppo ve lo dico già, in questo team ci saranno un bel po' di ripetizioni. Passiamo con la prima. È un Pokémon che serve per reggere tanti tipi all'interno di un team, sfruttando anche l'altissima difesa. Sto parlando di Aggron, Pokémon di tipo roccia-acciaio, ottenibile nella grotta pietrosa. Passando al quarto Pokémon, è un altro Pokémon abbastanza conosciuto per la sua difesa ed è un Pokémon molto buffo, ovvero Torkoal, Pokémon di tipo fuoco puro, ottenibile nel cammino ardente. Parlando invece del quinto Pokémon, è un Pokémon mega evolvibile che è morbido come il cotone. Sto parlando di Altaria, Pokémon di tipo drago volante, ottenibile da Swablu nel percorso 114. E infine, per l'ultimo Pokémon, non è una ripetizione, è un Pokémon che si prende un po' tardi ma nemmeno troppo, però può risolvere molti problemi all'interno del team. Sto parlando di Banette, Pokémon di tipo spettro puro, ottenibile nel Monte Pira da Shuppet. E la sua mega pietra è ottenibile proprio al Monte Pira. E vedendo le statistiche, sì, Banette ha un altissimo attacco, pure con la mega evoluzione è ancora più alto. Il problema di Banette è solo uno, ovvero che le mosse migliori che impara sono speciali. E questo è un vero peccato, perché a livello speciale ha una coverage molto alta. Però dal punto di vista fisico impara poca roba, quindi vedete un pochettino voi come giocarlo. E quindi questo è il team di Swampert, costituito oltre che da lui da Breloom, Aggron, Torkoal, Altaria e Banette. E queste quindi erano le tre squadre, a parer mio, migliori per Pokémon Rubino Omega Zaffiro Alpha. Spero che vi siano piaciute, se è così lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale per supportarlo. Da Musoki è tutto e noi ci vediamo con un nuovo video su questo canale. Ciao a tutti!